Giuseppe, che cos'è l'imperfezione? Caro amico mio, secondo me l'imperfezione è stata, è e sarà per sempre il motore dell'evoluzione. Giusto, ritengo che l'imperfezione è più consona alla natura umana che non la perfezione. Siamo noi la limitatezza, l'incompiutezza. Perché, Giuseppe, tu sei come me? O io sono come te? Siamo diversi. A volte pensiamo di non essere giusti o all'altezza ed invece funzioniamo alla perfezione, pur essendo diversi e imperfetti. Già, hai perfettamente ragione, amico mio. Tanto si è scritto in merito e tanto ha dovuto fare la scienza per studiare gli esseri viventi. Perché ti sembra, amico mio, di aver visto in un campo di fiori, fiori tutti uguali? No, mai. Eppure il profumo è identico. Ma questo ce l'aveva già detto Darwin. Già, parla molto chiaro il momento che stiamo vivendo. Eppure la scienza ha fatto lunghi passi e tanti ne dovrà fare ancora per uscire da questo grande incubo. Come vedi, l'uomo è in continua evoluzione. A questo punto, che bisogno ci sarebbe di evolversi, di mutare, se fossimo già perfetti ed adatti ad ogni momento storico? Vito, noi siamo qui a fare un sunto degli interessanti sabato pomeriggi trascorsi a discutere di scienza e filosofia su un interessante documento che fa parte della nostra saggistica italiana, ovvero l'Imperfezione di Telmo Pievani. Questo saggio introduce un cammino interessante sulla storia dell'uomo con una valutazione filosofico-scientifica, la relazione di due mondi a confronto del professor Pievani. Quale miglior sostantivo può essere più adatto alla descrizione della nostra storia? La storia dell'uomo, nelle sue continue mutazioni che per quanto adatte al momento, sono sempre risultate nel tempo imperfette, se l'uomo ha dovuto riadattare continuamente se stesso e la storia continua.